Allora, siamo qui allo Spunk Festival, chiediamo agli organizzatori di cosa si tratta e il motivo per il quale è stato organizzato. È stato organizzato questo Spunk Festival per un po' anche traduttore simultaneo, e per celebrare un po' i 10 anni di esistenza della Spunk Teatro, anche a prosegue il lavoro della Burro Fuso Società per Artisti, che è nata oltre 20 anni fa. Però sono 10 anni che esiste Spunk Teatro, quindi ci sembrava carino festeggiare questi 10 anni con 3 giorni di festa, dove si può anche appunto mangiare, bere e assistere a spettacoli di teatro, musica, danza, e quindi vivere 3 giorni diversi dal solito. E la cucina che cosa ci propone? La cucina è mia cucina? La mia cucina propone un po' di tutto, da cucina macrobiotica, quindi con farro oppure insalate di riso, abbiamo le solite salamelle, le patatine, una buona birra, del buon vino e tanta tanta allegria. Il programma di come si compone in queste giornate? Il programma sono 3 giorni di festa, venerdì, oggi, stasera si parte con cose di danza per bambini, attualmente c'è un concerto in corso, un aperitivo musicale. A termine, verso le 21, ci sarà uno spettacolo teatrale dal titolo Normalmente Strani, realizzato dagli allievi, dai docenti insieme per l'occasione, una serie di sketch di teatro un po' sull'assurdo. E nei giorni a seguire, sabato, domani, sono sempre esibizioni di danza, moderne, hip hop, adesso vi faccio aiutare che non mi ricordo. Domani sera ci sarà il concertone di tutti gli allievi e docenti del settore musica, quindi strumenti, canto, eccetera. E domenica si conclude la festa con spettacoli, uno spettacolo alle 17 per i bambini, si chiama Il Bosco Magico, che va bene anche per i grandi, si divertono anche i grandi. Ci saranno prima delle performance di danza, a seguire lo spettacolo ci sarà un laboratorio, giochiamo a teatro per bambini, e chiudiamo la serata con la presentazione di un disco del mio collega qua a fianco, che è Varazza Contorni, un disco che a breve sarà su tutte le hit dell'Europa, per cui approfittate di venirlo a vedere in anteprima. Ricordiamo a tutti che siamo qua in questi giorni e che poi vi aspettiamo in via Antici per i corsi di teatro, danza, musica, tutto quello che ne segue, quindi venite e chiedete informazioni e noi saremo felici di darvele. Siamo qui con i Black Sheep, che adesso si presenteranno, partendo dalla mia sinistra. Massimiliano, e sono alla batteria. Gabriele, sono alla voce. Alessandro, chitarrista. Daniele, basso. Davide, chitarra. Allora, raccontateci un po' com'è nata questa band. Io sono entrato nei Black Sheep a partire dal 10 aprile di quest'anno. E ci siamo conosciuti praticamente tramite quelli che sono, diciamo tramite il web, insomma, tramite un famoso sito, non sto a fare pubblicità chiaramente, per musicisti e per vendita di strumenti musicali e quant'altro. È iniziata questa collaborazione in quanto io avevo segnalato già un mio repertorio ipotetico. Poi abbiamo provato quelli che sono i pezzi che avete sentito stasera ed è un repertorio molto variegato nel quale mi ci ritrovo parecchio, insomma un mix tra rock, hard rock, e adesso insomma le prospettive sono quelle comunque di fare live, incidere una demo, abbiamo comunque altri pezzi nostri in cascina e la speranza comunque, la convinzione è quella poi di portare questa band e farla diventare comunque una delle rock act più importanti comunque nel panorama milanese, diciamo. Raccontateci un po' com'è il panorama musicale per una band che fa rock in questa zona. Beh, intanto volevo col partire con ringraziare gli organizzatori di questo Spunk Festival e niente, no, più che altro noi cerchiamo di fare un rock riflessivo e quindi un qualcosa di nuovo, diciamo, rispetto a quello che c'è attualmente o che è più commerciale, ecco. Certamente, condivido quello che ha detto Ale, perfettamente, cercando di fare buona musica e specialmente cerchiamo di concentrarti sui nostri pezzi perché vogliamo comunque dire qualcosa attraverso parole e musica. No, volevo solo aggiungere, volevo un ringraziamento a Max e Simona che sponsorizzano le nostre prove, quindi sono molto carini. Un saluto a tutti e veniteci a sentire, ne vale la pena, i Black Sheep, ricordatevi questo nome. Dove vi possiamo trovare sul web?
Allora, sulla nostra pagina Facebook, e poi da poco abbiamo aperto il nostro sito, mi raccomando, perché è importante distinguere proprio il nome i Black Sheep, così come si pronuncia, e speriamo di tirare su comunque il panorama rock italiano, che obiettivamente sta parecchio decadendo, e il nostro obiettivo appunto è quello, divertirsi ma tirare su rock italiano, specialmente qua in Lombardia, che sta sempre andando scemando, ormai i locali rock sembrano veramente all'astrico. Alla chitarra il nostro Paul Quinn, Davide! Al basso? Come ti chiami? Ah, Daniele! Alla chitarra il maestro Alessandro! E alla batteria Ostraghetta, Max! E alla voce, Gabriele, un applauso! Siamo col gruppo degli allievi di recitazione e a loro chiediamo come mai la scelta di seguire un corso di recitazione. Andrea, come mai la scelta di seguire questo corso? La scelta di seguire questo corso è iniziata per trovare dei metodi per aprirsi a livello caratteriale. Da lì è nata la passione per il teatro e lo ritrovi poi nel cuore, poi sul palco, è veramente qualcosa di bello, veramente bello. E il gruppo come si è formato? È stato facile creare questo bel gruppo? No, sì, abbastanza. Vabbè, ci siamo ritrovati un po' fra amici, gente nuova, con questa voglia di fare sta sfida, sta prova. E questa sera che cosa portate in scena? Allora, questa sera faremo degli sketch teatrali, diciamo comici, e quindi siamo una decina di attori più o meno, e a coppie o a gruppetti, insomma, faremo questi pezzettini. Sono improvvisazioni o vi siete preparati? No, ci siamo preparati, sì, abbiamo fatto delle prove nella nostra scuola, alla Spunk, e quindi stasera si va in scena. Veramente un regalo per tutti i saronnesi. Bando alle ciance, ripresentiamo il duo polacco più grande d'Europa e veramente chiedo molta attenzione, perché gli artisti avranno bisogno di un attimo di concentrazione. Ecco, un secondo, un applauso per veramente, hanno affrontato un lungo viaggio. Per un solo momento di concentrazione, scusate le spalle, le terga. Ok, li lascio a voi, il gentile pubblico. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia.
Tocò. Pigiama di lana. Tocò. Pigiama di lana. Tocò. Pigiama di lana. Pigiama di lana. Tocò. Cocò! 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 Sai che grandi! Un applauso a un duo un polacco e anche un po' norvegese. Un gran duo, un duone. Duan, come dicono. Se ognuno si porta via la sua sedia, niente, il polacco non lo intende, il polacco è un polacco in effetti. Vabbè.